Cari amici della Tenda TV, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 15 dicembre e trasmetto sempre in questa settimana dalla comunità vocazionale di Castello Roganzuolo, che intravedete alle mie spalle, luogo appunto dove due giovani quest'anno stanno facendo discernimento vocazionale. E trasmettiamo da qui per l'isolamento fiduciario di un tecnico della Tenda TV e quindi trasmettiamo da remoto. Iniziamo questa giornata in ascolto della parola, chiedendo al Signore che ci guidi a comprendere e a far nostra questa parola. Accresci, o Dio, l'amore per te e per la tua parola di vita. Accresci l'amore tra noi. Donaci di vivere irreprensibili nella santità e rassicura i nostri cuori ansiosi con la venuta di Cristo, tuo Figlio. Amen. Come ieri, anche oggi un brano di Matteo, capitolo 21, versetti da 28 a 32. Ti ascoltiamo. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Chiese Gesù. Risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da crederli. Gesù si sta rivolgendo nel Tempio ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, insegna e non riceve l'accoglienza che avrebbe sperato, avrebbe desiderato, avrebbe meritato, e questo di fronte al rifiuto di questa accoglienza racconta questa parabola, la parabola dei due figli. Uno dice: sì, vado a lavorare nella vigna come tu mi domandi, padre, ma non ci va, mentre l'altro, al contrario, inizialmente risponde, immediatamente risponde: Non ci vado, ma poi ci ripensa e ci va. E questo ci suggerisce come davvero tutti noi siamo imperfetti, cioè siamo esseri in cammino. Non scegliamo mai bene una volta per sempre, ma la nostra fragile umanità richiede umiltà, richiede capacità di pentirsi, di tornare sui propri passi, di ammettere l'errore. Sembra un atto eroico fare tutto questo. È un atto umano, pienamente umano, non è eroico. Se consideriamo chi siamo, qual è l'esperienza che noi facciamo anche di noi stessi, è quella di chi ha bisogno continuamente di ricalibrare, ricalcolare, rivedere, rivedersi, perché non siamo perfetti. Si può sbagliare. È importante che lo diciamo a noi stessi, ma anche a tante persone, magari soprattutto a quelle di cui abbiamo responsabilità, perché temiamo oppure desidereremmo che non sbagliassero mai, e a volte è un dramma se sbagliano. Ma si può sbagliare nella vita. Anzi, non si può. Sbagliamo di fatto. Ciò che dobbiamo evitare è perseverare nell'errore. Questo è diabolico. È proprio di chi è saggio riflettere con attenzione su quanto si è detto, fatto o scelto,
magari sull'onda dell'emotività, della rabbia, dell'impulso del momento. È giusto ritornare su quanto si è fatto, ma non per giustificarsi, non per difendere le proprie scelte, ma per gettare una luce sulle scelte fatte e rinnovarle. E questa, chiamiamola, dimensione pienamente umana della nostra esperienza di vita è anche allo stesso tempo dimensione che ci apre alla conoscenza del volto di Dio. Dio stesso non si ferma a giudicare il presente, a giudicare noi per condannarci, ma si ostina a immaginare e mostrare un futuro buono, per incoraggiarci a incamminarci verso di esso. Per farlo, può essere, per camminare verso un futuro diverso, può essere necessario anche un radicale cambiamento del senso di marcia. Allora, un messaggio conclusivo da questa parola, come messaggio suggerisco questo. Quando ci mettiamo di fronte al Signore, abbiamo la paura di rivedere davanti a Lui la nostra vita, le nostre scelte, la nostra giornata? Abbiamo paura perché ci condanna e quindi, per evitare la condanna dobbiamo cercare di giustificare in tutto e per tutto quello che abbiamo fatto, trovare delle ragioni anche là dove non ce ne sono, oppure ci lasciamo veramente amare, toccare, accogliere dal Padre e quindi abbiamo la libertà di riconoscere anche ciò che non è andato bene, ciò che abbiamo sbagliato, i nostri peccati, ciò che abbiamo fatto male, per ripartire con fiducia. E con la parola di incoraggiamento del Padre per un nuovo percorso di vita, per una nuova relazione, per un nuovo modo di vivere la quotidianità. Preghiamo invocando la venuta di Gesù, il nostro grido, vieni Signore Gesù, non affretta la tua venuta, perché tu sei già presente in mezzo a noi, ma esprime il nostro desiderio di accoglierti, di riconoscerti, di lasciarti regnare nei nostri cuori e di lasciarci modellare da te nel custodire la fraternità con tutti. Vieni, Signore Gesù. Il Signore ci accompagna in questa giornata per il percorso di vita che ci è richiesto, magari anche per cammini nuovi, per ripensamenti e per la conversione. Questa benedizione la invochiamo su di noi e su tutti coloro che oggi incontreremo. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buon martedì a tutti.